Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come procedono queste giornate di quarantena? Come vi sentite? Spero che stiate bene, insomma, perché sono tornato qui per parlarvi di una cosa veramente molto interessante, devo dire, perché oggi non giochiamo a squadre, oggi ci stacchiamo, oggi facciamo più che altro un paragone, cerchiamo di dare un'opinione su quelli che sono due nomi, secondo me, all'interno del mercato Juventus veramente molto 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 interessanti. Perché? Perché sono due nomi che si contrappongono in un certo modo di vedere le cose. Perché il primo nome è quello di Paul Pogba, fuori classe francese, ormai esubero del Manchester United. Il secondo nome è quello di Donny van de Beek, gioiello dell'Ajax, talento puro dei lancieri, che in questo momento, ragazzi, stanno appunto trattando con Juve e Real Madrid. Però una domanda che mi avete fatto voi, molto interessante, riguarda un po' quello che è accaduto di recente. Cioè, fra Pogba e Van de Beek, al prescindere dalle situazioni che si sono create nel mercato, quale sarebbe il nome migliore per le esigenze della Juventus? E allora ho deciso di fare questo video cercando un po' di chiarire i due profili, cercando di capire anche un pochino quali sono le situazioni di questi due profili e cercando anche di dare una mia opinione in merito a entrambi. Prima di iniziare ad addentrarci all'interno del video, io vi innanzitutto saluto, visto che ancora non sono riuscito a farlo con l'intro del video. Vi dico intanto, se non l'avete fatto, cliccate su iscriviti, quindi iscrivetevi al canale per ricevere le nuove news e per rimanere aggiornati sul vostro cellulare, quindi la notifica vi arriverà tranquillamente, cliccate sulla campanellina delle notifiche che trovate in basso. Detto questo, andiamo ad addentrarci all'interno del video. Pogba, Van de Beek. Due eccellenze, due giocatori straordinari, molto diversi fra loro, che potrebbero arrivare alla Juventus in relazione a delle esigenze precise. È chiaro che quando tu vai a prendere Pogba e quando tu vai a prendere Van de Beek, vai a prendere due giocatori molto diversi. Cioè, non stiamo parlando di giocatori simili, perché due giocatori possono anche giocare nello stesso ruolo, ma possono avere caratteristiche diverse, no? Pensate ad esempio a Matuidi. Matuidi è una mezzala di quantità, di corsa, eccetera eccetera, difensiva, molto molto attenta alle fasi. E poi c'è ad esempio Toni Kroos, che è un centrocampista che si spinge in avanti, che è di costruzione. Quindi sono due giocatori diversi. Ecco, Pogba e Van de Beek sono due giocatori diversi. Pogba è un giocatore equilibrato, che comunque si spinge in avanti, riesce a farti, diciamo, a impreziosirti la manovra con delle giocate, con dei numeri, comunque riesce a crearti superiorità numerica, riesce a darti quantità e qualità. Van de Beek è un giocatore diverso, mirato all'offee, quindi a dare proprio all'interno dell'area di rigore, inserimenti continui, velocità, giochi di prestigio. Sono due giocatori che hanno dei punti in comune, ma che alla fine comunque si tengono separati all'interno, diciamo, del contesto calcistico. Ma quale sarebbe il miglior nome per la Juventus? È un qualcosa a cui, secondo me, nessuno può rispondere in maniera univoca, perché Pogba e Van de Beek sono due giocatori, l'ho detto all'inizio, eccellenti. Quindi entrambi, chiunque la Juventus dovesse prendere, sarebbe un colpaccio da 90. Però attenzione, devi cercare di capire, tu che guardi il video, che non puoi far giocare Pogba nel modo in cui gioca Van de Beek e non puoi chiedere a Van de Beek le cose di Pogba. Quindi, a prescindere da tutto, la scelta dovrai farla tu, Juventus, in relazione a come deciderai di giocare nell'anno successivo. Quindi l'anno prossimo tu cercherai un nuovo assetto, un modo nuovo di giocare, e allora in quel modo tu andrai a scegliere il centrocampista giusto. Vi ricordo che parliamo del titolare, non parliamo della riserva. Cioè Pogba e Van de Beek saranno titolari, chiunque di loro due arriverà sarà comunque titolare all'interno della Juventus. Partiamo con Pogba. Tu scegli Pogba se il tuo obiettivo è quello di prendere una mezzala che abbina quantità e qualità, quindi fisicità, Pogba è grosso, è bravo nei contrasti, è fisico, e qualità, cioè se riesce a saltare l'uomo, un giocatore che riesce comunque a creare superiorità, un giocatore che va in avanti e ti fa l'assist, che ti riesce anche a segnare, eccetera eccetera. Molti sostengono che non sarebbe lo stesso Pogba di qualche anno fa. Io personalmente credo che tutto dipenda dal suo utilizzo. Pogba, per come la vedo, è semplicemente un'opinione, non può essere valutato per le stagioni che ha svolto al Manchester United, perché è sempre stato schierato fuori ruolo, giocava mediano nel primo United e comunque è all'interno di una squadra che, ragazzi, perdonatemi, ma il Manchester United è una squadra che al momento, secondo me, non può essere
giusta per un talento. Guardate Martial, guardate Rashford, che sono giocatori secondo me bravissimi, straordinari, che vengono però limitati dal contesto dello United. Guardate Lukaku, che allo United era considerato una pippa immonda, ragazzi, e poi va all'Inter e diventa titolare e segna gol su gol. Poi sto dicendo, sono giocatori che vengono limitati, quindi non si sa cosa potrebbe accadere se Pogba tornasse in un contesto a lui favorevole. Per me sarebbe un grande acquisto, l'ho già detto, secondo me è Pogba il nome che serve al centrocampo della Juve, in base a quello che comunque si dice. Ma attenzione, perché se dovesse arrivare Pogba alla Juve, non bisognerà ingabbiarlo in degli schemi. Cioè, come Dybala è libero di andare un po' tutto campo, era libero con Allegri ed è libero con Sarri, così come Ronaldo è comunque un giocatore che non puoi mettergli addosso tattiche inutili, Pogba è un centrocampista che ti fa la differenza solo se lasciato libero. Deschamps nella nazionale francese che fa? Pogba lo lascia libero di andare dove vuole, lo mette a centrocampo, lo fa giocare un po' a centrocampo, riesce a farti un certo tipo di atteggiamento e hai il tuo Pogba, il tuo giocatore, perdonate l'abbassamento di voce, straordinario sotto tutti i punti di vista. Però, e ribadisco però, c'è da fare il discorso di Van de Beek, perché se Pogba è un centrocampista e ti dà tanta quantità e tanta qualità, attenzione a quello che dico ora, perché diciamo... io lo sai come è il discorso, sono sicuro che molti di voi risponderanno: mette, lasciamo perdere Pogba e andiamo a Van de Beek. Però per andare su Van de Beek dovete conoscere alcune cose che poi dovete rispettare, perché prendere Van de Beek e chiedere a Van de Beek di fare quello che chiedereste di fare a Pogba, secondo me è un errore enorme e madornale che un allenatore o un tifoso non può assolutamente, ragazzi, e ribadisco, non può assolutamente commettere. Assolutamente. Se a Pogba tu puoi chiedere equilibrio, a un giocatore come Van de Beek non puoi chiedere di farti una fase difensiva enorme. Cioè, nel momento in cui tu prendi Van de Beek, sai già che all'interno del centrocampo dovrai andarlo ad affiancare ad un centrocampista di quantità. Cioè, l'ideale sarebbe avere come mezzale Van de Beek, una mezzala offensiva che si spinge in avanti, riesce comunque a entrarti in area di rigore, e come partner una mezzala difensiva, un Kanté ad esempio, no? Se la Juve, facciamo un esempio molto semplice, non ci sarà perché non c'è la possibilità di prenderli entrambi, ma Kanté, Van de Beek con un riferimento centrale, ce lo sarebbe un signor centrocampo, perché andresti ad avere la fase difensiva svolta da Kanté e Van de Beek che deve pensare solo a quello che sa fare, cioè andare davanti. Van de Beek non è adatto alla fase difensiva, quindi se lo prendi stai ben tranquillo che gli devi affiancare un giocatore che comunque fa il lavoro sporco. Però con Van de Beek hai un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che entra in aria, un giocatore che comunque minimo ti fa 5-10 gol stagionali, che fa molti assist, che salta in continuazione e quindi crea gioco e potrebbe duettare bene con Dybala, a meno che il rimanere in squadra con Dybala, visto che giocano pressoché, in realtà Van de Beek può giocare sia a destra che a sinistra, ma negli ultimi tempi sta giocando a destra, che è il lato un po' di Dybala, a meno che, ragazzi, non si vadano a calpestare i piedi, ma la vedo un po' difficile sinceramente, perché Pogba è un ruolo, Dybala è un altro, Van de Beek è un altro, quindi sono ruoli che vengono svolti in maniera diversa. In particolar modo Dybala è vero che torna molto indietro per andarsi a prendere il pallone, ma in quel caso Van de Beek potrebbe sovrapporsi a lui e quindi scambiare il pallone. Sono giocatori diversi, Van de Beek e Pogba sono due giocatori completamente diversi, perciò dico, se prendi Pogba hai un giocatore più equilibrato probabilmente, che conosce già l'ambiente, ma che non puoi ingabbiare in schemi tipo mi devi fare 100 passaggi a partita, perché Pogba ride se gli dici questa cosa, ma questa cosa vale per ogni centrocampista di fama internazionale. Se va a prendere De Bruyne, gli dice De Bruyne devi farmi per forza 100 passaggi a partita, De Bruyne dice no, io gioco in relazione a quello che è il mio modo di giocare, che mi ha fatto diventare Kevin De Bruyne. Se vai a prendere Van de Beek, vai a prendere un giocatore dinamico, un giocatore feroce, che in area di rigore si fa sentire, un giocatore quasi che ricorda gli inserimenti del primo Vidal, ma che non ha la solidità del primo Vidal, perché non ha quella fisicità e quella tattica, quella competenza, ecco, diciamo tattica di un Vidal, ad esempio. Quindi bisognerà vedere cosa vuoi effettivamente da questi giocatori. A voi l'ardua sentenza, nel senso, io ho già espresso un parere molto semplice, la Juve casca bene sia se prende Pogba, sia se prende, sia se prende Van de Beek, uno dei due andrà al Real, quindi uno dei due andrà al Real, l'altro probabilmente andrà alla Juve, bisogna capire quale va alla Juve e quale va al Real.
Per la Liga Spagnola, secondo me, Van de Beek è più adatto, perché è un centrocampista dinamico. Per la Serie A, secondo me, è più adatto Pogba, perché si richiede più equilibrio. Ma se dovesse arrivare, ho dato una botta, ragazzi, con la mano sul tavolo, scusate se è sentito, se dovesse arrivare Van de Beek alla Juve e andare Pogba al Real, non ci potremmo comunque lamentare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, ragazzi, perché voglio saperlo, voglio conoscere un po' di vostri pareri.